Ci siamo. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre il gioco di Mosca con Vita. Mi è venuta voglia di fare un altro di questi video dove vi parlo direttamente, parlo alla telecamera senza fancy editing, che non sono vlog. Era un po' di tempo che non li faccio, mi va veramente di farli. Come avete visto dal titolo di questo video, è un video molto importante, voglio che lo ascoltate e prendete nota se dovete prendere nota. Praticamente, come voi sapete, io riporto sempre la ricerca scientifica. Praticamente è il metodo su cui io mi sono trovato meglio, su cui ho notato più risultati, e secondo me ogni singola ricerca scientifica che esce fuori, quindi ogni nuovo studio, è un pezzetto in più del puzzle che ci porta verso la verità assoluta di come facciamo a mettere su massa muscolare nel modo più rapido possibile, come facciamo a ottimizzare i nostri gains in palestra. Nell'ultimo anno c'è stata tanta nuova ricerca scientifica e magari anche i video che facevo io all'inizio li dovrei, diciamo, aggiornare. Volevo fare dei video migliori che so che possono coinvolgere di più, ma purtroppo, non avendo Simon qua che mi aiuta con i video, ma non vi preoccupate, in futuro ci sarà, ho deciso comunque non voglio più aspettare, voglio darvi più informazioni possibili. Quindi iniziamo subito. Come voi sapete, io prendo la ricerca scientifica da due fonti principali. La prima è una fonte primaria, quindi direttamente trovo i vari studi, articoli sul database centrale di medicina inglese, si chiama PubMed.com, e qui ovviamente è dove vengono pubblicati gli studi. Quindi ogni studio che viene pubblicato su PubMed.com è stato peer reviewed, vuol dire che altri ricercatori l'hanno letto, hanno accettato, hanno confermato, e quindi diciamo che sono abbastanza validi come ricerca scientifica. Ovviamente ci stanno dei diversi gradi. Questo è il primo modo. Il secondo luogo, le informazioni che prendo provengono dai ricercatori in sé, nell'ambito appunto della palestra. Sono dottorati, sono ricercatori accademici, e alcuni nomi importanti sono Dr. Eric Helms, Dr. Mike Israel, Dr. Brad Schoenfeld, Lane Norton, Alan Aragon, Greg Knuckles, Menno Hanselman, e va avanti. E ci sono altri podcast che magari appunto invitano questi ricercatori e li fanno parlare, e io nel mio tempo libero amo questa cosa, lo sapete che lo amo, e quindi mi ascolto tutti i podcast, mi prendo tutte le note, ascolto appunto le opinioni di diversi ricercatori e si contrapponono ovviamente a volte, però le basi centrali sono le stesse per ogni singolo ricercatore, da qui che escono praticamente le idee valide della ricerca scientifica che poi io riporto a voi. Quindi questi sono i due metodi con cui io mi informo: fonti primarie, direttamente leggo gli articoli da appunto PubMed.com, e fonti secondarie, mi ascolto podcast, leggo articoli magari non pubblicati ufficialmente, mi leggo le cose che scrivono sui loro siti questi ricercatori accademici. Crescita muscolare, ho già parlato troppo. Crescita muscolare, che cos'è che si sta scoprendo sempre di più? Mentre prima ci stava il continuum, lo spettro delle ripetizioni, e si pensava che ripetizioni basse fanno esclusivamente forza. Poi si passa nel range ipertrofico, 8-12. Poi se fai più di 12 passi al range di endurance. È un pochino meno valido di quanto pensavamo in precedenza. Che cosa dice l'ultima ricerca scientifica? Che facendo degli studi con due gruppi e controllando il volume, mettendo un gruppo a fare soprattutto ripetizioni basse e un altro gruppo ripetizioni alte, mi sembra anche a volte hanno fatto tre diversi gruppi, uno tra le 1 e le 6 ripetizioni, altri fra le 6 e le 12 e l'altro 12 o più ripetizioni, che cosa si nota sempre di più? Che a parità di volume, a parità di altre variabili controllate, in realtà il range ipertrofico è molto più ampio di quello di semplicemente 8-12 ripetizioni. Il range ipertrofico va dalle 4 alle 25-30 ripetizioni. Quindi che cos'è veramente che conta? Lo so, alcuni di voi diranno no, sicuramente no, non può essere così, io a 25 so che è endurance, è sempre stato endurance. No, 4 ripetizioni solo forza. In realtà notano che a volume controllato si cresce ugualmente di ipertrofia sia con le ripetizioni basse che moderate che le ripetizioni alte, quindi in realtà intensità anche del 60% riesci comunque a ottimizzare la crescita muscolare, l'ipertrofia muscolare. Che cos'è quindi la cosa più importante? È che ogni singola serie, sia delle 4 alle 30 ripetizioni, è portata molto molto vicino al cedimento muscolare. Quindi in realtà se tu prendi due gruppi e dici tu fai 3 serie da 6 ripetizioni, tu fai 3 serie da 15 ripetizioni e fai un programma di allenamento che si basa su queste ripetizioni, molto probabilmente la crescita muscolare, se
ogni serie in tutti i gruppi è portata molto vicino al fallimento, non vuol dire cedimento completo, ma vuol dire uno o due ripetizioni dal cedimento, si nota la stessa o molto simile crescita muscolare in media. Quindi, dal punto di vista pratico, com'è che puoi utilizzare queste informazioni? Tu devi essere sicuro che ogni singola serie, non importa se stai facendo 4-6 ripetizioni, 8-12, 15-20, deve arrivare molto vicina al fallimento muscolare. E tu mi dirai, ma allora, perché i powerlifter si allenano con le ripetizioni basse? Effettivamente hanno notato in questi gruppi che chi si allena con le ripetizioni basse riesce ad aumentare la forza più facilmente, più rapidamente, perché c'è il concetto di specificità in cui se tu vuoi diventare più forte devi per forza di cose aumentare l'intensità, aumentare il carico allenante, quindi se tu alleni più spesso i movimenti con dei carichi pesanti diventi più efficiente, il tuo corpo diventa più efficiente, più bravo ad aumentare i carichi pesanti e da qui inizia ad aumentare la forza. Mentre, perché allora non ci alleniamo tutti a 25-30 ripetizioni? Perché se ci pensate, su un set di 25-30 ripetizioni, le prime 20-22 ripetizioni sono letteralmente a scopo di affaticamento. Quindi l'unica cosa che fanno è iniziano ad affaticare le vostre fibre muscolari. Solo le ripetizioni dopo 22-23 ripetizioni diventano ripetizioni un pochino più toste, che iniziano a reclutare anche tutte le altre fibre muscolari nel muscolo, giusto? Perché ovviamente il reclutamento parte con reclutando le fibre muscolari più piccole e poi vai a reclutare le fibre muscolari più grosse una volta che ti avvicini al fallimento. Quindi ti puoi allenare anche con le 25-30 ripetizioni, da un punto di vista pratica è un po' inutile perché fai 20 ripetizioni che non servono a niente e poi le ultime ripetizioni sono le ripetizioni efficaci, effettive. Quindi a sto punto ecco perché noi scegliamo un carico dalle 8 alle 10 ripetizioni, semplicemente per il motivo perché dal punto di vista pratico non perdi tutto il tempo a affaticare i muscoli, ma già dalla sesta ripetizione inizia a diventare tosta e inizia a reclutare tutte le fibre muscolari. Quindi con questo video volevo farlo più appariscente, che magari so che quando i video sono fatti meglio voi lasciatevi il like e vengono mostrati a più gente, ma io qua vi voglio essere onesto, voglio aiutarvi in pratica veramente. Quindi cosa voi dovete fare? Non importano così tanto le ripetizioni in termini in ottica di ipertrofia. So che quando faccio i video a volte i messaggi vengono completamente confusionati. È bene allenarsi in un range ipertrofico proprio perché si è vista dalla ricerca scientifica che è un range sia le 4 che le 25 ripetizioni. Inoltre esistono due tipi di fibre muscolari in ogni, anche tre in realtà, ma due tipi principali di fibre muscolari in ogni gruppo muscolare per noi umani. E alcune sono fibre tipo 1, altre fibre tipo 2, alcune sono slow twitch, altre fast twitch e vengono allenate diciamo meglio con carichi più alti o carichi più bassi. Quindi è bene comunque avere un continuum, un allenamento che mix, che mette insieme questa variazione di rep ranges. Però lo stimolo ipertrofico arriva e sarà maggiore e sarà praticamente uguale a patto che le serie sono portate molto vicino al cedimento muscolare. Questa cosa è principale. Quindi voi, prossima volta che andate in palestra, non arrivate sempre al fallimento muscolare, perché poi non riuscirete a progredire, veramente ve lo dico, arriverete in stallo se continuate a usare uno sport e arrivare al cedimento muscolare ogni singola serie, non ha senso. E diminuirà il volume che riuscite a fare nel resto dell'allenamento, quindi anche lì perdete il volume totale, che è praticamente la cosa fondamentale per crescere muscolarmente. Quindi per ogni serie dovete arrivare vicini al cedimento, sia se utilizzate 4 che 8 ripetizioni, 10, 12. Volevo fare questo video per semplicemente fare chiarezza che ciò che si pensava fosse un continuum molto molto fisso, quindi no, forza solo 1 e 4 non fa ipertrofia, 8-12 ipertrofia, 12 più endurance. È un pochino più grigio, non è così bianco e nero, riuscite a crescere sull'intero spectrum. Per questo se voi magari vedete me che mi alleno piuttosto abbastanza nel range più pesante, più intenso, e l'altro magari se ne erano più in alto e dite ma com'è possibile, lui cresce uguale a lui. Ecco perché questo video, spero che sono riuscito a farvelo capire. Che altro? Ah sì, ovviamente adesso tu magari vi state chiedendo, ma allora io come faccio a impostare il mio programma di allenamento? Come faccio a sapere se io ho più un tipo di fibra o un altro tipo di fibra? Allora, o vi andate a fare un esame, appunto, vi andate a fare proprio dove vi tolgono un pezzo di muscolo e vi analizzano tutto, oppure c'è un test che potete fare, però questo sarà in un prossimo video. Io vi ringrazio tantissimo,
lasciateci un like se vi piace, veramente grazie di tutto il supporto, siete dei grandi. Fate vedere questo video un po' in giro, come sempre la scienza, regà, alla fine vincerà, ve lo dico io, ve lo dico io. Comunque sì, ogni ricerca scientifica prova a riportarvi l'informazione. Vi ringrazio, lasciatemi un commento, condividete questo video, sono in mano vostra. Grazie ancora, ci vediamo nel prossimo. So how does it feel to let go?